Consulenza 2019, siamo con Girolamo Chiaromonte, responsabile marketing di CNP Partners, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco Girolamo, stai parlando che durante questa tre giorni romana avete presentato una ricerca all'interno di una tavola rotonda che si chiamava Back to Basics, che è un ritorno ai fondamentali. Però voglio disturbarti su questa ricerca che avete fatto, che impatta molto sull'atteggiamento che hanno i consulenti finanziari con i loro clienti. Ce la puoi spiegare un po' meglio? Certo. È una ricerca che abbiamo deciso di fare perché volevamo capire esattamente cosa ne pensano i consumatori, i clienti, del ruolo del consulente finanziario. Il consulente finanziario gioca un ruolo importantissimo, anche se pochi lo utilizzano, pochi hanno la capacità, o meglio, hanno la possibilità di individuare il proprio consulente finanziario. Il consulente finanziario, per chi lo utilizza, ha un ruolo fondamentale, ma non soltanto per capire come investire, ma il suo ruolo è quello di capire come aiutare il cliente ad investire tutto il suo capitale, che può essere il capitale finanziario ma anche il capitale umano. Che per capitale umano quindi intendo anche la protezione dello stesso capitale, quindi quelle coperture assicurative che cercano di andare a salvaguardare la persona in caso di bisogno e in caso di problemi anche che ci possono essere. Un altro aspetto importante è anche quello che riguarda la programmazione successoria, perché è un aspetto che non si può negare, ovviamente arriverà nel ciclo di vita di una persona, c'è anche la parte successoria da dover gestire e anche in quel caso il consulente finanziario gioca un ruolo veramente importante. Quindi il consulente finanziario serve per gestire gli asset, per gestire il rischio a 360 gradi della famiglia e soprattutto anche per pensare a ciò che avverrà per le future generazioni, quindi come passare capitale alle future generazioni. Ci sono però, immagino, anche degli aspetti un po' meno positivi che sono emersi dalla vostra ricerca, o sbaglio? Sì, ci sono, a parte quello che non tutti riescono ad accedere al consulente finanziario, un aspetto negativo, che è negativo tra virgolette, che possiamo andare a indicare, è quello che i consumatori guardano in maniera spasmodica i propri rendimenti. A volte guardano i propri rendimenti, come vanno i propri investimenti, anche 2-3 volte alla settimana. Riteniamo che sia eccessivo perché sono degli investimenti che si devono fare a medio e lungo termine. Quando si investe, a meno che non si faccia trading, ma quello è un altro ragionamento, è un'altra storia, i ragionamenti devono essere fatti a medio e lungo termine. Il consulente finanziario deve essere in grado anche di spiegare al cliente finale che è impossibile guardare un andamento, guardare degli investimenti ben gestiti 2-3 volte alla settimana. Bisogna fare una pianificazione per gestire anche la volatilità che è insita in tutti i mercati. L'abbiamo visto nel 2018 come è andata e come sta andando nel 2019. In realtà nel 2019 sta andando in maniera molto positiva rispetto al 2018. Nel 2018 che non c'era l'idea di un debacle, quindi di un problema finanziario, poi abbiamo avuto degli indici pessimi. Quest'anno invece che partiamo con una politica economica, una politica monetaria internazionale un po' più complessa, invece gli indici sono positivi. Quindi in questo caso gioca un ruolo fondamentale il consulente, perché deve spiegare al proprio cliente come si leggono anche i dati e cercare di educarla ad una pianificazione a medio e lungo termine, che è fondamentale. Bene, grazie Girolamo per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi.